Oh, finalmente, finalmente era solo questione di tempo, ragazzi. Solo questione di tempo. Il tempo è giunto e la Svezia se ne torna finalmente a casa. Fuori dai coglioni, Svezia. Ciao, ciao, ciao. L'IKEA si è smontata e bene, tornate a casa. Un'Inghilterra che veramente, devo dirlo, vince facile perché la Svezia non ha fatto chissà quali cose, ragazzi. Intanto primo gol dell'Inghilterra su incornata veramente di Maguire è al 60esimo. Lui, l'uomo atteso da tutti, Dele Alli, che raddoppia Inghilterra 2-0. Svezia, pochissima roba. E quelle piccole amnesie della difesa dell'Inghilterra, ragazzi, ci pensa lui. Per me il migliore in campo, Pickford, ragazzi, Pickford. Questo portiere, io non lo conoscevo. Sono andato a vedere chi fosse. Io ho visto che ha, ragazzi, 24 anni compiuti a marzo e gioca nell'Everton. È un portiere giovanissimo. E ragazzi, questa Inghilterra, dopo Pickford, dopo averla portata avanti, grazie alla lotteria di rigori, oggi comunque non dico che l'ha portata avanti, però ha tenuto la porta inviolata sulle amnesie difensive. E quindi, ragazzi, per me veramente l'uomo migliore in campo è Pickford. E ragazzi, io non lo conoscevo, ma poi non so se solo ai mondiali che è in gran forma o è sempre stato così un buonissimo portiere, ma veramente, ragazzi, mi sta stupendo sempre di più questo portiere. Veramente è un grandissimo portiere questo. Poi abbiamo il solito Harry Kane che più che finalizzare oggi ha voluto aiutare la squadra facendola salire, prendendosi falli, dialogando molto più lontano dalla sua area e facendo avanzare di più, ragazzi, quei velocisti, che veramente Sterling è una roba. Mamma mia, quanto ha corso Sterling? Quanto ha corso anche Ashley Young, ma mamma mia, ragazzi. Poi c'è un giocatore che a me piace tantissimo, Walker. A me Walker veramente fa impazzire da molto, molto, molto tempo. Lo dico da un casino di tempo che sto Walker veramente per me è tanta roba. Però non lo so, non lo so, a me piace tantissimo, a me piace tantissimo. E vediamo un po'. Allora, Walker gioca nel City, ragazzi. Ragazzi, è del 90, quindi ha 27 o comunque 28 anni se non so quando li compie. E comunque, ragazzi, anche Walker mi piace un bordello. Tra Harry Kane, Dele Alli, Pickford anche mi sta impressionando, sto Walker, cioè uno squadrone, cioè, sembra, ha delle amnesie, si sembra una squadra un po' campata in aria, ma così non è, ragazzi. Cioè, a vederla così, quando gioca, sembra una squadra un po' campata in aria, disorganizzata, invece non è affatto così, fa delle ripartenze, dei fraseggi, ha una velocità veramente impressionante. Comunque, adesso, stasera, vedremo chi passerà tra Russia e Croazia. Chiunque passi, a me va bene, anche se simpatizzo più la Croazia. Tre squadre su quattro che simpatizzavo sono ancora in corsa. Portogallo è uscito, però Belgio, Croazia e appunto Inghilterra sono ancora in corsa. Ah, Belgio, mi raccomando, rimane una squadra da buttare fuori. Dopo sono veramente stracontento. La Francia, Belgio, buttami fuori sta cazzo di Francia. Buttamela fuori, anche se la Francia è molto forte, devo dire. È una finale. Francia-Inghilterra, non è così male. Anche una finale tra Belgio e Croazia non sembra malissimo. Magari meno di blasone, diciamo, però due squadre che io ho sempre reputato ottime, ma che tutte avrebbero detto, cioè sì, avrebbero fatto un buon mondiale e tutto, ma che nessuno comunque si aspetta che vadano fino in finale e una delle due vinca addirittura il mondiale. Sarebbe comunque una finale, diciamo, diversa per le solite squadre, no? Ecco.
Comunque anche un'Inghilterra vincitrice, visto che da tanti anni, tra l'altro, che se non sbaglio non andava in semifinale, che comunque ha dovuto ricominciare un nuovo ciclo, eccetera, eccetera, insomma. Ma la cosa più bella è che sta cazzo di Svezia finalmente è andata a casa, fuori dalle palle. Oggi non c'era la solita Svezia, assolutamente. Su ogni pallone buttato in mezzo dall'Inghilterra era un pericolo, anche conoscendo la fisicità, soprattutto in area di rigore, ogni volta che si buttava il pallone in area di rigore della Svezia non si riusciva a fare niente. Oggi invece erano più pericolosi gli inglesi. Boh, comunque ragazzi, bando alle ciance, Svezia a casa, fuori un'altra. Finalmente, era solo questione di tempo comunque, perché io non ho mai creduto che potesse andare chissà dove questa Svezia, o comunque una vittoria, no, 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 solo questione di tempo, per quello non ero neanche così preoccupato come lo ero magari per, che ne so, Germania, Spagna e così via. Comunque, ragazzi, questo è tutto. L'IKEA finalmente si è smontata, se ne torna a casa la Svezia e noi ci vediamo a un prossimo video.